grazie maestri per questo momento splendido di musica, ma continuiamo con la musica. Il personaggio che vi devo presentare adesso, io sono un po' partigiano di questo personaggio, perché è stato il mio primo grandissimo amore. Voi dovete sapere che negli anni 60, che cominciavo a guardare la televisione, ho visto una persona che mi ha affascinato enormemente con la classe, con quella voce straordinaria. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Nel 1956 la RAI, che gestiva con l'ATA il Casinò di Sanremo, il Festival di Sanremo, pensò di mandare avanti dei giovani. Ci fu un concorso e a quel festival parteciparono tutti i giovani. E le prime tre posizioni furono vinte, i primi tre posti, da tre donne. Di queste tre, una diventerà una star. In brevissimo tempo questa ragazza si è trovata, e l'ha detto lei recentemente anche in televisione, si è trovata da un momento all'altro da una semplice ragazza di una città del Piemonte a una star nazionale e poi anche internazionale. Quelli erano i tempi in cui c'erano i dualismi Bartali-Coppi e i giornalisti, sapete, i giornalisti, alcuni giornalisti sono a volte in vena di invenzioni, inventarono il dualismo con la regina della canzone. Tra l'altro loro due hanno sempre negato, e soprattutto appiccicarono l'etichetta, le tigri e le pantere vennero subito dopo, ma lì mancava un qualcosa. La pizza era la regina e questa signora, tra l'altro glielo giuro, non nominerò mai quella parola, perché so che preferisce che non la nomini, e non la nominerò mai, non è una brutta cosa, ma comunque era nota, perché aveva questo, e poi ci sono state appunto le pantere, le tigri, eccetera eccetera. Comunque dal 56 al 66, quando si ritirò, e si ritirò all'apice della carriera, ebbe il coraggio di uscire di scena quando le luci erano ancora accese, infilò una serie incredibile di grandissimi successi. Ve ne dico qualcuno: Amami se vuoi, Scusami, Gli Zingari, La Violetera, L'Edera, Tua, Perdonarsi in due, Febbre di musica, Mezzanotte a Mosca, Le rose sono rosse, Colpevole, La nostra estate, Sotto i ponti del Po, Gin Gin Gin. Basta, poi sono tantissime altre le canzoni di questa grandissima cantante. E in uno dei primi sondaggi, adesso si fa vota la voce, queste cose tutti gli anni, nel 1960 Sorrisi e Canzoni fece il primo sondaggio per sapere qual era la cantante o il cantante più popolare d'Italia. Bene, questa cantante con 12.311 voti si piazzò al primo posto, dopo venne Mina con 7.764 voti, poi Villa con 6.000, Lapizzi, Modugno, Dorelli e Lamartino. Bene. Vi ho già detto tantissime cose, cioè no, qualcuno sta ridendo, la Fumero dice, Arato sa tutto, è i limiti dei poveri. Sì, sono i limiti dei poveri, Paolo Limiti sa tutto e io. Ma io so tutto perché sono innamorato di Tonina Torrielli! La presento, lavorerò con lei. Tonina Torrielli è premiata da un nostro cantautore, Giorgio Conte. Non sono il solo, il pubblico non l'ha dimenticata, signore. Prego. Voci per la nostra terra 1997 a Tonina Torrielli, una principessa amatissima che al culmine della favola si è chiusa nel suo regno privato, scegliendo di cantare dentro il vero dell'amore, forte della realtà semplice e assoluta che è la vita. L'interruzione della mia carriera, insomma, mi sono dedicata alla famiglia, a un altro tipo di vita, che comunque non senza qualche piccolo rimpianto. Ah, certo! Signora, venga che io le ho fatto una lunga dichiarazione d'amore, è un amore autentico, è un amore che condiviso ha sentito, Andenna ha detto indimenticata. Poi certamente lei se ne sarà resa conto in quelle puntate che ha fatto a Ci Vediamo in TV a proposito di Paolo Limiti,
quanti fax sono arrivati in quella redazione che chiedevano di Tonina Torielli. Lo so io, perché poi ci sono stato anch'io, me l'hanno detto. Sì, immagino che va bene. Certamente mi fa molto piacere che so che ci siano persone che ancora si ricordino di me. Io non canto più già da troppo tempo, quindi sono meravigliata e felice nello stesso tempo. Mi dispiace solo che effettivamente ho lasciato un pubblico meraviglioso allora, e questo è l'unico mio rammarico. Senta signora, prego, quel magico per lei sicuramente, e anche per noi che abbiamo scoperto una grande artista, quel magico Sanremo del 56. Ma molto semplicemente perché io cantavo, lavoravo in una fabbrica di caramelle, io ero chiamata la caramellaia, e perché ho lavorato in una fabbrica di caramelle. Lavoro che era un appassionato della musica classica, e organizzò un coro, io cantavo in quel coro e a un certo punto, e poi mi dedicai anche alle spose, cioè ai matrimoni, andavo nelle chiese a cantare, anche alle feste importanti di novi e non solo, dintorni, e qualcuno mi iscrisse al concorso. Io partecipai al concorso con riluttanza, direi, perché ero felice del mio lavoro, non so, ero una ragazza tranquilla, e vinsi su 6.300 concorrenti. Cantando una grande canzone napoletana, Cuore in grado. Signora, io... c'è un signore lì? Cioè, li conoscete voi due? Lì per il pianoforte? Sì. Insomma. Mio marito, Mario Maschio si chiama, e mi accompagnerà, anche se da poco tempo non vedo che non canto più, mi accompagnerà in una piccola canzone, non so, io ho pensato di fare l'Edera per ricordare anche i grandi festival di allora. Sanremo, Festival di Napoli e Festival di Assisi. Certo, e anche Zurigo e anche altri festival. C'è una canzone di Mario Maschio e Tonina Torielli, quella che vi ha... No. Non c'è, voi vi siete innamorati e basta. E basta. Sì. L'Edera Tonina Torielli. Chissà se m'ami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amore capire. Ma quando tu mi vuoi sfiorare con le tue mani, avvinta come l'Edera, mi sento a te. Chissà se m'ami oppure no, ma tua sarò. Son qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'Edera. Son qui, respiro il tuo respiro, sono l'Edera legata al tuo cuore, sono folle di te, questa gioventù, in un supremo anelito, voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Così mi sentirei, così avvinta come l'Edera, perché in ogni mio respiro tu senta palpitare il mio cuore, finché luce d'amore sul mondo splenderà, finché mi è dato vivere, a te mi legherò, a te consacrerò la vita.
gioventù in un supremo anelito. Voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Così mi sentirei così, avvinta come l'edera. Perché in ogni mio respiro tu senta palpitare il mio cuore, finché luce d'amore sul mondo splenderà, finché mi hai dato vivere. A te mi legherò, a te consacrerò la vita. Modugno vi fregò, perché allora, altro che rivalità, lei e la regina Lilla Pizzi cantarono insieme e Limiti ha rifatto il miracolo, vi ha fatto ricantare insieme. Grazie Torina Torielli e Mario Maschio, grazie. Una trasmissione per Baudo, sette voci, il buongiorno, vabbè, lo sapete tutti. E lui ha avuto una trasmissione alla TV dei ragazzi che ha fatto Sfracelli, il Tiro d'Orlando. Vi ricordate, ragazzi, il Tiro d'Orlando? E spero di sì, perché è stata una trasmissione che raccoglieva l'eredità di quel Febo Conti, di quel chissà chi lo sa. Era molto giovane, era un ragazzo che aveva già la classe che vedrete adesso. Poi ovviamente ha legato il suo nome a tantissime altre trasmissioni e in modo particolare, credo nella memoria di tutti, le sue partecipazioni a Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è stata la prima radio libera, diciamo, una radio che ha fatto concorrenza alla RAI, e Andenna era, ed è ancora di più adesso, un numero uno di quell'emittente. Poi sicuramente ricorderete Giochi senza frontiere, il suo grandissimo successo. È venuto anche ad abitare qui, era lui, quello di prima, abita in una collina un po' più in là, Ettore Andenna. Consegna il premio l'assessore alla cultura della provincia di Asti, dottoressa Piera Cornero. Bravo Renzo. Io stavo ponendomi il problema mentre ero giù, che dobbiamo allungare il microfono perché siamo io piccolo. Io mi abbasso, ecco, ci mettiamo così. Ma tu vai a quello, così è più basso. Ma tu slunghilo, adesso da un po' che sei in Piemonte dovresti capire queste cose, tu slunghi. Sì, è per... no, ma possiamo fare così. Possiamo fare così. Ecco, ti allontani. Castagnador, voci per la nostra terra, 1997, a Ettore Andenna, il gentiluomo dello spettacolo con il più alto rispetto per lo spettacolo e per il pubblico, al quale porge tutto con stile impeccabile, colta arguzia e calore umano. Per noi anche un prezioso vicino di casa che ha avvinghiato la sua essenza forte alla forte terra fino a diventarne autorevole e di innamorata voce. Ettore ha una moglie alta e allora va tutto benissimo, poi quando si trova con gente come noi... Grazie Piera, grazie. Ettore, senti, io dovrei farti delle domande ma non te le faccio perché appunto come si fa, ho riperso la birra lì, come si fa a presentare un presentatore? Vai, a ruota libera, te ne faccio soltanto una. In tutte le cose che vorrei dire, per favore, dici qual è secondo te la radio
e o la televisione che vorresti, che probabilmente non è quella che va per la maggiore adesso, secondo me. No, in effetti no, anche perché secondo me, beh, intanto tu hai detto le cose divertenti, posso fare una piccola riflessione su tutto quello che è successo fino adesso sul palcoscenico. Prima ascoltando Tonino Torielli ho provato una certa emozione perché ho sentito una canzone di quando le canzoni erano ancora poesia. Ecco, vero, vero. E mi immaginavo l'Edera fatta rap. Ah no, la signora non lo farebbe mai. Sono qui fra le tue braccia ancora, vinta come lei, non sarebbe la stessa cosa. E rivivevo l'emozione di quegli anni quando mio nonno, io ho delle origini, molti si vergognano delle proprie origini, io sono nipote di un droghiere, il nonno faceva droghiera a Milano, per cui il grande avvento della televisione fu quella specie di cardensone, un metro cubo circa di dimensione. Dove io ho visto la Torielli la prima volta. Dove si andava... Perché fino al 56 si andava al bar, si andava a vedere la televisione. Poi le prime televisioni, 56 e 57, entrarono in casa e l'evento, allora come oggi, era il Festival di Sanremo. E l'emozione di quando si vede il Festival di Sanremo, poi tu prima hai detto, seconda dietro a Volare di Modugno, la canzone italiana che in assoluto ha venduto di più al mondo, la terza canzone più venduta al mondo, in senso assoluto non solo italiana, dopo Bianco Natale e dopo non so quale altra. Quindi seconda dietro nel blu dipinto di blu, chapeau, certo, come dicono i francesi. Poi le riflessioni del fatto che sono venuto a vivere qui vicino. Se difatti prima con mia moglie eravamo lì a curiosare se si vedeva la chiesetta al di là di Grana, perché noi siamo appena dietro la collina qua. Viviamo qui da 7 anni e per cui l'emozione di ricevere anche questo premio, perché è il primo premio che riceviamo in quella che è la terra d'adozione. Una terra d'adozione che dopo 7 anni comincia timidamente ad accettarci adesso. Ettore, i piemontesi su questo palco, una volta è passato un grande scrittore piemontese che non c'è più, Arpino, e ad una mia domanda ho chiesto: ma è vero che i piemontesi sono falsi e cortesi? E lui mi ha risposto: ma come si fa ad essere cortesi se non si è falsi? Proprio su questo palco, Giovanni Arpino, quindi non ti meravigliare di questo. Ma non mi meraviglio, mi va benissimo, perché preferisco la diffidenza ed un'accettazione ponderata piuttosto che un'accettazione falsa e immediata che dopo mi si ritorce contro. Certo, questo è vero. Per cui queste sono riflessioni che facciamo con la moglie, ma la sensazione vera dell'essere stato accettato l'ho provato la settimana scorsa, quando mia moglie ha forato una gomma vicino a casa alla 1 di notte. E il nostro vicino di casa, con il quale ci siamo detti buongiorno 3 volte negli ultimi 7 anni, si è fermato e le ha cambiato lui la gomma. Lì ho capito che eravamo stati accettati. 2 anni fa se la cambiava lei, senza il minimo. La televisione che vorresti? La radio che vorrei è quella, beh, indubbiamente quella senza retorica, ma visto che l'abbiamo vissuta, quella che facevamo quasi 30 anni fa. Io quest'anno faccio, non dico 30 anni di carriera, ma 30 anni di mestiere. Cominciai il 12 dicembre, le date che non si scordano mai, 1967, eravamo i 4 cavalieri dell'Apocalisse, Herbert Pagani, Renato Salvatori, il buon Robertino, più grande dei giochi della mattina secondo me che ci sia stato per 20 anni, uno che si alza per le mattine alle 5:30 e alle 6 lucidissimo lì che fa macello, e sottoscritto inventammo questo modo di fare radio che per l'Italia era nuovo, all'estero già lo facevano, e siamo andati avanti per una decina d'anni. Però era bello perché si inventava, si creava, si creavano delle cose nuove, e io mi sono sempre divertito a creare delle cose nuove, quello dei cicli di 10 anni. E questa sera è una sera molto particolare, perché questa sera va in onda la prima puntata, voi non la vedrete se non l'avete registrata, di Giochi senza frontiere, che io non faccio. Se li avessi fatti quest'anno non sarei stato qui alla premiazione. Infatti Lidia, tutta contenta, mi fa: che bello che non fa Giochi senza frontiere, così c'è la premiazione. Sì, mettiamola così, mi avrebbero venuto a fare uno e l'altro, comunque. E la decisione che ho preso quest'anno, dopo 103 puntate, quindi dopo aver battuto il record mondiale di presentazione di Giochi senza frontiere, è di non farla perché non mi piaceva la formula come la volevano fare,
e perché hanno accettato la mia idea per fare una roba nuova che mi auguro sia il mio lavoro dei prossimi 10 anni, ma sempre in mezzo alla gente, sempre a contatto con la gente, sempre galvanizzatore di masse e sempre confrontandomi con la gente. A me piace stare in mezzo alla gente, mi piace guardare la signora lì che mi guarda, chiacchierare con lei, mi piace guardare il signore, perché quelli che a teatro, Ottavia lo sa, di solito c'è la ribalta fatta apposta per non far vedere il pubblico, perché magari ci sono delle emozioni. Invece, siccome io da piccolo ero timido, mi trovo benissimo sul palcoscenico perché posso parlare con la gente, vedo se la gente ride, vedo se la gente si stufa, allora cambio subito registro, quelle cose che deve fare abitualmente il registratore, e mi trovo a casa qua, ecco. E mi trovo a casa qua, e ormai sono a casa anche nel Monferrato, quindi sono doppiamente a casa. Grazie. Grazie Ettore! Grazie. E a proposito del paese, di